Ecco ora che rizza il capo e le orecchie e freme tutto. E come non ho diritto alla gratitudine che tu mi dai, non di meno non ho neppure diritto di rimproverarti, come faccio spesso, di quelli che chiamo tuoi difetti. Tu dici quale, l'hai fatto bene, allora le preferiresti per una musica sotto o così? Così è molto bello, con questa luce. Magari un pezzo con la musica, non lo so. Non è noioso? No. Vabbè, avremo quello di scorta sotto. Il righello che batte è molto bello. Ok. Adesso qui, se qui, per me lo puoi dilatare quanto vuoi. Ecco, adesso magari tu sei seduta e tu, Giuseppe, prova ad andare più sul banco. Ti ricordi il tuo pezzo, Giuseppe? Dovrei. Prova. Proviamo, guarda. Però dammi l'inizio. Che vuoi adesso? Ah, sì, ok. Vediamo un po' come vi colpisce la luce, così vediamo cosa possiamo fare. Che naspi con le zampe contro le mie gambe. E se non mi dicesse tante cose con gli occhi? Io gli vorrei bene lo stesso. Non lo so, vedo tra di voi finalmente un contatto. Cioè, vedo tu che ti siedi sul banco. E io vado su di regola. Dita che si alza. Non so, ti viene vicino, fa qualcosa. Ma come se vi fondeste? Cioè, vedo un momento. Quindi, proviamo a fare qualcosa in questo senso. Che ci fondiamo? Cioè, è più lei che si fonde su di me o io che mi fondo su di lei? Quando tu parli lei e quando parla lei tu. Ok. Ma bastano piccole cose. Non so, lei che ti tira giù i pantaloni. Le maniche, dicevo, della maglietta. Guardando l'uscio in me con quegli occhi da cattapano. Ho capito! Ma non devi essere così imbonitore. Fai un ingresso più moderato. In questo caso c'è, visto che praticamente fino adesso vi siete ignorati, invece in questo caso c'è un po' un ritrovarvi, però in maniera molto carina, molto di piccole cose. E quando parli tu, anche tu riscopri questa parte di te e fai anche con il certo delle cose minime così. Va bene, dai. Anche se non mi volesse bene e non mi fosse affezionato e non mi dicesse tante cose con gli occhi, meno di innamorati però, e se uno si vede il pubblico l'altro. Sì. Stavo pensando a quello che dovevo dire. Ma qui stai registrando? Ah sì? No! No, secondo me no! No, questo pezzo... Ma la pila l'hai messa? No. No, ti prego. No, non sto registrando. Ma che male c'è? Diceva Stefano una cosa giusta. Se l'ultimo paragrafo di Licia, lei per dirlo si alza in piedi, dove poi si metterebbe dopo, e così il tuo ingresso Giuse è più... Sì. A me viene da tirarmi sul piede, allora va bene, sai che te l'avevo detto. No, non me lo ricordavo, allora... Sì, sai che ti dicevo, ma ti va bene se mi alzo, solo che non so... No, va bene, va bene. Magari hai una vergogna, caro D, che mi tiro su e faccio tutto il pezzo. Okay. Se tu ti alzi e vai praticamente verso il faro, sì, sei sempre in luce, perché ti prova... Ah, dici proprio di camminare? No, no, non dico di camminare, ti dico solo di accostarti al banco, però sai che comunque la luce arrivando da lì ti prende di più. Cioè devi stare praticamente girata verso la luce. Quindi non così? No, così hai la faccia al buio. Ok. Mi ricorda tanti conferenzieri di conferenze scientifiche. Quando sonnecchia da seduto. Sta lentamente. Tu te lo senti quando vai fuori luce? Chi io? Ce devo, me devo abituare. No, ho chiesto solo. Ah, posso sentirlo. È che se pensa una cosa non pensa all'altra. Sai che noi maschi facciamo una cosa solo alla volta. No, però comunque ti accorgi quando esci dalla luce.
Se ci, sto, se ci sto attento me ne accorgo. Che invigilano i loro nipotini con una sola pupilla sonnolenta.